Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Yesterday Horror Game. Allora, io volevo farlo con Papyrus, sapete com'è, tuttavia da solo mi vergogno un po' perché potrebbe salire Dio solo sa chi, i miei genitori giù in negozio potrebbero sentire voci. In ogni caso, non è ancora contato una modalità, cioè di sicuro saprete di cosa si tratta perché l'abbiamo già trattato precedentemente. Quindi, noi siamo questa specie di ladro, ragazzi, il nostro obiettivo è quello lì di... Che non salta con spazio, vabbè. E il nostro obiettivo sono... Ah, con X salta. Il nostro obiettivo è quello di collezionare il più possibile questi sacchetti che, se non vado errato, sono d'oro. E sacchetti d'oro. E tuttavia non sarà tanto facile perché ci sarà un fantasma bello che è incazzoso che ci darà la caccia. Cioè, dai, quella voce di Papyrus io troverei un sacco a disagio. Sono io, il grande Papyrus! E siamo tornati a questo nuovo gameplay di Yesterday Horror Game! No. Non, casomai ci riprovo dopo, ma intanto voglio provare a fare una run decente. Ok, che tra poco il mostro arriva. Ecco qua che arriva. Cazzo qui. Via, via, via. Ok, concussi sono gli occhi. Dove è andato? Sempre qua. Stava andando su. Quindi noi andiamo giù per forza di cose. No, giù bisognerebbe andarci dopo, a dire il vero. Prima di tutto io consiglio di andare su. Porca troia, mi cago in mano. Via presto. Qui c'è quella che io chiamo safety zone, ragazzi, perché di solito qui... Porca troia. Infatti stava già scendendo le scale, se avete visto. Safety zone, perché troviamo tanti sacchetti. Zona sicura con tanto di occhio. Altri sacchetti, una candela che io non spengo perché Dio solo sa quali sono i risultati. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo a destra. Qui troviamo una specie di figata, non so come definirla. Ah, che bella roba! Dove troviamo sacchetti e talvolta persino un occhio, se non vado errato, disegnato su questo libro. Non abbiamo danni alla caduta, quindi buttiamoci giù finché vogliamo. Dov'è il mostro? È al piano intermedio, quindi noi dobbiamo andare subito a destra, ragazzi. Qui ci sono dei fulmini? No. Porca troia. No, 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 che torna su da lui. Ha fatto casino con i... Ho fatto un casino enorme, dovevo... Questa stanza qui è fatta per incasinare. Tu cazzo vuoi, Leonardo da Vinci? Ok, era per di qua che... No, aspettate un attimo, ragazzi. Dov'è qua davanti? Ok. Fulmine. È la prima volta che ho preso paura. Cavalca quando siamo esposti dentro. Cazzo di niente. Un giradischi che io non sono perché so già che prurito al gomito che causerà veramente un sacco di problemi probabilmente tipo attirando il mostro. Fa che sia il piano di sotto. È giù, è giù. Oh, ho spazio, devo trovarmi un'altra stanza. E correre qui dentro. Oh yeah. A safe combination found. Io non so proprio che sia una safe combination, ragazzi. Qua adesso, se va bene, si dovrebbe stampare un bellissimo occhio. Più un altro occhio qua. Bene, tanti occhi per noi, ragazzi. Ah, dai, devo sapere dove va per essere sicuro. Sta andando su. Ed è qui vicino. Lui va da lì. Passa qua vicino. A cazzo duro noi usciamo, entriamo dentro al bagno, siamo salvi. E in bagno troviamo un altro sacchetto, ci tocca andare giù per... Aiuta! Qualcuno chiami aiuto! Io vorrei provare a buggare il gioco e a mettermi tipo nel soffitto, nella vasca da bagno. Sto facendo un bagno, per favore, non entrare. Sempre qua fuori che gira. È andata a destra. Fuori. No, 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 ti prego, ma come fa, come corre questa canaglia, ragazzi? Come corre, cioè, andando in mente modalità casual perché avete visto quanto è difficile. No, dai, normal, con Papyrus stavolta. Ciao a tutti, ragazzi, sono io, il grande Papyrus, e siamo tornati in questa nuova avventura su Ayes.
Ragazze, quindi io sono da solo perché non so dove sia andato, è fuori casa. In ogni caso, siccome a un danno è bruciata la casa, siamo molto spesso da casa mia. Quindi non trovo molto tempo per registrare perché dice che la mia voce la sveglia sempre. E abbiamo anche un umano che ce l'ha per casa ogni tanto. Almeno Sess, mi dai un aiuto o una chiave, sarà importantissima. Almeno Sess mi dà. Almeno Sess mi aiuta a fare gameplay ogni tanto. In ogni caso, è giusto il momento di fare anche qualche gameplay da soli su un gioco horror. Mi sono perso qua a sinistra. Qua a sinistra. Un bellissimo pianoforte, qua ci vorrebbe un Dante che gli sa suonare abbastanza bene. Abbiamo trovato, ragazzi, niente. Quindi andiamo avanti, giriamo a sinistra. Aiuta il mostro. A me, ragazzi, fanno molto paura questi giochi, lo sapete. Dov'è il mostro? È il mostro, il piano di sopra. Quindi noi dobbiamo fare una corsa e andare subito al piano di sotto. Cavolo, che me lo fa fare questo gioco? Fa che non sci... No! No! Gioco di merda! Ok! Calma! Un niente! Ah, ragazzi, ok! Imparato come rimettere il volume tra le cuffie! Le mie cuffie sono così tanto made in Cina, ragazzi! Che da quel che ho capito è una repubblica! Che si trova sulla superficie che fa abbastanza schifo da quel che ho sentito dall'umano perché vendono tanti prodotti di merda e le mie cuffie tipo come dire hanno i comandi cioè ve lo spiegherò in un video a parte ragazzi hanno le opzioni per il volume che sono invertite quindi io pensavo di mettere al massimo quello per il game in realtà metteva al massimo quello per la chat e dove c'è scritto chat in realtà che l'avevo messo al minimo perché tanto è inutile e c'era quello per il game. Quindi potrò continuare di nuovo a sentire le voci dei giochi, così saprò anche bene dove arriva il mostro. Perché altrimenti sarebbe veramente molto difficile, ragazzi, riuscire a giocare senza sapere dove arriva questo coso. Oh mio Dio! È la versione cattiva di Napster Block. E sta scendendo una versione. Dove sta andando? Ok, è il piano di sopra. Se faccio la corsa, dov'è il muro? Se faccio la corsa, posso anche arrivare in tempo. Andare al piano di sotto. Questo fantasma qui camperà sempre sulle scale. Giù. Occhio. Qua bisogna fare una corsa corsissima, ragazzi. Madonna, i topi. Ok. Ok. Papyrus ha tanta paura. Ah mio Dio, un cappio! Fa che sia per la chiave! Sì, sono ricco! No! Aiuto, è qui dentro! Forse qui non mi vedrà! A me Dio, c'è un cappio anche qui! Ma chi viveva qua? Un suicida? Ok, sta risalendo! È la prima volta che riesco a sfuggirle qua nel sotterraneo figo. Andiamo avanti. Ah, sacchetto, si nasconde sempre un sacchetto lì. Sacchetto ancora. Sacchetto più occhio. Vediamo dove è il fantasma. Sta scendendo. Sono spacciato. Dai, non mi hai visto! Non mi hai visto! Ultima partita, ragazzi! Papyrus non si demoralizza! Andiamo subito! No, prendiamo prima! No! Tattica sublime, ragazzi! Andiamo in piano di sopra! E prendiamo gli ultimi. Oh! Il mastro stratega Papyrus! Ah! Gioco di merda! Casuale, ti prego. Ok, Mastro Stratega Papyrus ha trovato un modo per finire il gioco in modo semplice. Andiamo giù.
e collezioniamo prima tutto quello che c'è qua giù. In modalità casuale dovrebbe essere abbastanza facile, immagino. Cosa sono queste mercanzie? A Pasco, cibo per cani. Un sacchetto, ragazzi. In modalità facile sono meno visibili, siccome sono anche illuminati. In modalità normale bisogna prenderne 20. Ma, ahimè, oh, qua non l'ho mai visto io, per esempio. In modalità difficile bisogna prenderli tutti. Sento il fantasma qui da qualche parte. No, ma dai, mobile mi ha ucciso, ragazzi. Basta, non ne posso più. Venisco qua e ci si vede al prossimo gameplay.